chiunque poteva essere out, KO in qualsiasi momento della partita, veramente 5 punti di differenza tra il settimo, l'ottavo, il quinto e il sesto posto. Molto molto difficile un game del genere, molto molto difficile per appunto Zaghere, ma che si è comportato in maniera eccezionale, ha dovuto fare quello che poteva con le sue Giants Pelt. Alla fine le investi in Warmog, aspetti di poterle investire in Morelli vari. Blue Buff non è mai arrivato, ma chiaramente è andato poi a puntare direttamente con RFC per poter ottenere quel range. Item comunque valido sempre sulla zona di Cassiopea. Un game incredibile, una scalata tortuosissima, però credo aiutata parecchio dal trade sector stesso, perché comunque nell'early stage della partita è riuscito a capitalizzare su quelle unità di livello 2, e in generale sì, il roll di Cassiopea non è arrivato subito per quanto riguarda il livello 3, ma è comunque riuscito a avere Cassiopea a livello 2 quasi in early game, essenzialmente non Sì, aveva il DPS necessario. c'è stato un momento di transizione tra l'early e il mid game dove è veramente continuato a usare il trade sector gratis, trovare unità al 2, usare il trade Esatto. sector, trovare unità. E sì, diciamo che dal punto di vista almeno per fortuna, perché sennò sarebbe stata veramente un'eclisse di sfiga sulla partita del povero Zagherri, ma almeno le unità sono arrivate, non a fatica, non si è dovuto forzare a un roll a Chiaro. 0 per chiudere unità al 2. Però diciamo che nello spettro della fortuna, nello spettro del RNG Da neutro, 1 a Zaghari era 10 siamo a... decisamente nella parte bassa, ecco, nella Esatto. parte sfortunata. Da Mettiamola 1 così. a 10, dove 10 è wow, sono veramente fortunato, gli diamo un buon 3, 3 e Sì, mezzo. tre e mezzo, Ha tre e avuto mezzo. problemi, anche perché effettivamente, come dicevi tu, e come abbiamo analizzato, c'era il trade sector, c'erano quelle unità a livello 2. Quando ho tenuto Cassiopea, però, non è riuscito a fare danno perché mancava Morello. Morello è così importante come core item per riuscire a sfruttare al meglio il DPS overtime dell'abilità di Cassio, e sì, avevi questa Cassio al 2, era pronta, era online, era limb, non c'erano gli item e continuava a droppare robe come archi, come guanti, addirittura ha dovuto girare con un Jace per sfruttare appieno quel Thief's Glove. Insomma, un game veramente veramente difficile, e solo all'ultimo momento con 5 HP rimanenti è riuscito a fare qualcosa. Però via, incredibile, incredibile Partita che un giocata. giocatore di TFT competitivo porta a casa con un sorriso sulle labbra perché poteva finire veramente in tragedia. Lui in ambito torneistico, quindi è ancora più contento di aver chiuso un terzo posto, visto che le partite Certo. significative sono solo tre. Quindi ben venga aver portato a casa questo terzo posto. Abbiamo visto giocatori qualificarsi nella giornata di ieri con quinti posti, con sesti posti, quindi Esatto. ben lontano dal doversi preoccupare ancora il nostro Zagherri, ma che ha giocato un'ottima partita, davvero. È stata probabilmente la partita in rapporto con il migliore, il rapporto alla sfortuna, con il migliore esito che abbiamo visto finora, davvero. Di solito quando un Assolutamente. giocatore era dal suo lato della sfortuna, si vedeva conferire 4 Giants Belt, di solito le cose si mettevano parecchio peggio che un terzo posto. Quindi, ancora una volta, Zagherri, ma ci ha fatto penare l'ultima volta che l'abbiamo dovuto commentare, giocatore molto esotico, molto 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 peculiare, ma oggi ha fatto davvero il meglio possibile con quello che aveva per le mani, che era davvero ben poco. Mentre per gli altri, Merlo, facciamo un attimo un recap di come è andato Sì. di come è andata la lobby. Ricordiamo, il primo a uscire è stato il buon Piddu, uno dei più recenti qualificati, se ricordo bene, nella sesta giornata su 8 l'abbiamo visto qualificarsi assieme a Iorus. Abbiamo visto Buon LeShot chiudere sesto e Fappenstein chiudere settimo. Ecco, di Fappenstein abbiamo detto che probabilmente quelle in cui si sono qualificati lui e Symphony è stata una delle giornate così definite dalla community, definite dal nostro pubblico, una delle più facili. Ma Symphony ieri ha dimostrato di non aver bisogno di una lobby sulla carta facile per farsi valere, ottenendo il secondo posto assoluto di giornata. Oggi Fappenstein parte male, ma sappiamo che persino da un settimo posto ci si può risollevare, vero Merlo? Assolutamente sì, a meno che tu non sia consistentemente nel settimo e ottavo posto, su una manica così larga come quattro posti disponibili per eventualmente la giocata sul tavolo finale, puoi arrivare sesto, settimo. Assolutamente, come hai detto tu, abbiamo visto gente che è riuscita a risollevarsi da un sesto posto e avendo fatto in maniera consistente quarto, quarto, sesto posto, come per esempio DarkoBit77, portarsi appunto la qualifica in casa. L'importante è chiaramente questo secondo tavolo, dove
vedremo le pedine, no, sull'abaco spostarsi in maniera quasi definitiva, perché a meno che Sweller Tiger non faccia un altro primo posto, come molto molto possibile che succeda, molto stipulata come cosa, potrebbero esserci dei problemi. E siamo in Star Cluster e la partenza prima è ancora una volta non delle migliori, perché volente o nolente si deve portare a casa, anzi no, deve già dar via la propria Zoe che recava su di sé una Giants Belt ancora una volta. A questo punto però non sei troppo scontento, perché vedi arrivare una Chain Vest e vedi la possibilità di un red buff. Effettivamente on the way, sì, hanno dovuto ripiegare chiaramente su Sniper e quant'altro, vedremo cosa gli succederà. Ricordiamo, per chi non sa assolutamente nulla più di noi di TFT, cos'è Star Cluster? Le unità di livello di costo 1, 2 e 3 hanno tutte 2 stelle, quindi partono già con 2 stelle. È una cosa molto importante, perché se riesci a trovare sul carosello la combinazione unità e item giusto, hai un vantaggio incredibile. L'abbiamo visto sul set scorso, sulla seconda metà del set scorso, con Kyle per esempio, nel momento in cui aveva a disposizione per esempio un arco. E lo continuiamo a vedere qui per quanto riguarda chiaramente Zoe, sfortunata perché parte con una Giants e non puoi utilizzarla. Cosa importante, il secondo carosello ha solo unità di costo 2. Questo è importante perché appunto dai una spinta ulteriore all'interno delle tue late game comp e quindi puoi ritrovarti con seri problemi e seri danni già da early mid game, semplicemente perché hai avuto un carosello fortunato rispetto agli avversari. In questo caso, ripetiamo, Zagherima sulla scala della fortuna non gli sta andando nulla bene. Vediamo come riuscirà a rispondere in questo caso. Doppio infiltrator a sua disposizione con una semplice avanguardia a fare da tappo. Pare stia andando per una cybercomp, sta tenendosi da parte Lucian Fiora e Leona. Quello che vedremo schierato per questo primo round di PvP sarà un doppio vanguard, doppio infiltrator, che potrebbe già regalargli una vittoria, motivo per il quale è andato senza paura a mettersi level up, vuole assolutamente winstreakare. C'è questa teoria, la tesi di coloro che giocano cyber, ed è assolutamente condivisibile, è che lo si debba fare dall'alto di una winning streak, perché è una comp che soffre parecchio quelle fasi di early mid, ma anche di mid-late, se vogliamo definire così, in cui non si arriva a chiudere ancora l'eco per le 6 cyber e resti molto spesso con le unità non livellate per giunta, perché devi fare molti cambi, metti il componente su una vaia all'1 per poi venderla perché il componente ti serve per chiudere un item. Insomma, è una comp che ha davvero bisogno di tanto spazio a livello di economy per funzionare al meglio. Diciamo che vede la Cassio e dice ok, Cassio, che sia. Due Vanguard le ha. Vedremo, rivende c'è tutto e non vuole su cyber. Nonostante tutto, come hai detto tu, serve una winning streak e partiamo già in lose con una Vanguard Infiltrator che chiaramente di danno non ne apporta ora come ora, a meno che entrambi gli Infiltrator non puntino sullo stesso bersaglio, e in questo caso Vanguard molto molto potente che va a coprire la Cassio avversaria, che è già partita in livello 2 con un morello, di livello 1, però itemizzata con un morello Nomicon e una goccia pronta. È tanta roba. Guarda i danni early. È già il Barn nel regame è molto forte, i round hanno per le lunghe, i danni da bruciatura sono ingenti, non ci sono delle fonti di danno burst poderose né in termini di danno magico né in termini di AD, essendoci carry non itemizzati nelle prime fasi di partita, quindi la bruciatura è molto importante e vedremo le shot a 100 punti vita assieme ad Antili probabilmente partire con una win streak e cavalcarla il più possibile. Vedremo un po' come si comporteranno anche gli altri. Parlavamo prima di entrare all'interno del game, di come fosse importante questa seconda partita, questo secondo tabellone, questo secondo tavolo. A meno che Sweller non faccia un secondo primo posto, andando quindi a chiudere in maniera automatica un primo posto per chiunque gli si voglia avvicinare, il piatto è abbastanza aperto per chiunque. Non è finita per Pfappenstein settimo, non è finita per P2 ottavo, però già da come stiamo vedendo l'andamento della lobby, P2 è quello che sta subendo di più e che sta perdendo in maniera consistente. Probabilmente il prossimo sarà Zagherima.
Zakari, ma non è messo bene, è messo se possibile anche peggio dello scorso game, perché almeno a questo punto prima aveva già un'idea abbastanza chiara su quale fosse la forma della sua comp. Se non altro, le 4 Gen Spell vincolino a nulla, se proprio vogliamo trovare del bene nella tragedia. E a questo punto Zakari, ma non ha davvero nessuna C'è intimidazione buona, Lucian, non non lo ha... uso. c'è un Lucian che già ha già mezzo red buff addosso, perché se Esatto, lo va a prendere. esatto. Aveva già i componenti per red buff, aveva venduto i cyber, torna sui suoi passi prendendosi Lucian e una chainvest. C'era Lucian che era goloso appunto, come dicevi tu, per quel mezzo pezzo di red. Per quanto riguarda tutti gli altri, veramente brutti item su brutti personaggi all around. Forse il Darius, tutto sommato Forse il interessante, Darius, sì. che con la spada può andare per la build meme, ma non troppo, anzi, di tutto rispetto, di Infinity Edge Jewel Gauntlet. Ecco il Vedremo un po' blaster, come è cerca arrivato di l'altro blaster. muoversi. C'è pronto un Graves. Graves c'è? Via. Togli Nocturne a questo punto. Sì, mi sorprende O non stia Zed. già schierando Graves. Mancano 7 secondi. Chi andrebbe a togliere? Potrebbe tranquillamente togliere i Battlecast, quindi Nocturne. Vabbè. Sì. Niente, decide di Ah. starci. Potrebbe tranquillamente stare optando per una. Il fatto che abbia venuto Cassio è abbastanza la prova finale che non vorrà andare per Vanguard Mystics, ma d'altronde è indietrissimo sia ad unità che a economy che a item per quella build. Quindi sono assolutamente d'accordo con la scelta di divergere da una Cassio Vanguard Mystic Comp. Però sono un po' confuso dalla presenza dei Battlecast. Personalmente non conosco molte build di successo che annoverino questi Battlecast che stiamo vedendo nella panchina al momento. Anzi, intanto che perde la board, chiedilo a Kite. Probabilmente Kite non ha sparato il colpo al momento giusto. Who knows? Però quello che so è che Sweller Tiger al momento 90 punti e Rebels dalla sua con una comp già sviluppata attorno a Yasuo in questo preciso momento. Vedremo cosa tirerà fuori dal cilindro. E ricordiamo, Rebel è estremamente versatile. Come la buildi. Gli item funzionano sia sulla tua parte magica, Aurelion Sol per esempio, o Ziggs, sia sulla tua parte di physical damage, perché hai a disposizione una Jinx. Nel caso di l'arrivo di un GP, per esempio, la Demolitionist Tag funziona molto molto bene per avere quel CC enorme all'interno diciamo dell'AOE della mappa. Qui intanto movimento fantastico da parte di Blitzcrank, che è ottimo focus di Lucian, che ha fatto il dash giusto al momento giusto. Dovrebbe essere una vittoria per Sì. interrompere la win streak, la lose streak per quanto riguarda appunto Zagherima. Pidgeu va giù. Che però è su Piddu, che era già in grossa difficoltà, era non di certo tra i player più a suo agio all'inizio di questa lobby numero 2 di giornata. Però attenzione, perché sembra essere una lobby più complessa un po' per tutti. Guarda com'è già corta la classifica. Di fatto non ci sono delle win streak online, sono tutti che hanno subito una sconfitta, sono tutti che stanno cercando di dare ancora uno strappo alla partita a livello di ritmo. Come ti dicevo in precedenza, gli dèi possono sanguinare, questo lo dimostra dal fatto che Sweller Tiger al momento è a 84 punti vita e tutti quanti coloro sui quali avevamo puntato le nostre monete chip sono giù, come per esempio anche Lord Pappenstein. C'è l'Eshot in compenso che è pronto a gridare vendetta. Oh, Abbiamo uno Shen. Abbiamo dei Rebels. bueno. Più che altro sì, è Rebels per via degli item o comunque Shen Cyber. Slayer. C'è ancora la possibilità di fare Brawler Blasters. Mi Sì. sa che siamo più in quel range, sì. Dovrebbe mettere in campo l'altro blaster, però Graves non l'ha Non sta comprato. prendendo Graves, sì, non sta prendendo Graves, che tra l'altro boh, è un grosso peccato perché aiuterebbe lo Ha già spread di questo red buff skippato. e di questa Gen Slayer anche. Ha già skippato un paio di volte, quindi ok. Forse aspetta Ezreal. Ah no, ma non Aspetta credo. direttamente Zilla, probabilmente sì. Predilige l'apporto di una Kayte che non sarà Blaster, ma ha comunque il buff crono e ha comunque la chance di fare un one shot ogni tanto, con la probabilità molto buona. Eccolo qua.
Intanto vediamo RFC e Morello su questi battle, su Illaoi, molto molto Illaoi simpatico. arrabbiatissimo. Fappenstein ci mostra perché è il primo. Sta custodendo questi item chiaramente per un Accassio e sarà Chiaro. contento di vederla quanto prima. Abbiamo ancora Lucian, abbiamo ancora una volta Zachary, ma che si dimostra un giocatore veramente super aggressivo. Ah, ecco quale sarà. Battlecast con Battlecast Kog'Maw. Blaster con il buon Kog'Maw. Ma ha Not sbloccato fino a 4 tag in questo momento. L'arrivo di G importantissima, attenzione, c'è già possibilità di ruotare fuori. Se volesse tenere i Battlecast, esatto, di ruotare fuori Lucian per giocare con i Rebels e per giocare con una Jinx ribelle itemizzata. Not bad. Masterie al posto di Caitlyn sembrava essere. Sì, Vediamo però lo farà se Asu. riuscirà a prendere in questo caso le prime kill iniziali e andare online. In questo caso lo è. Vediamo un po' i danni che arrivano AOE. Insieme a Kog che purtroppo è molto molto lento a scatenare il Ancora suo DPS. una loss, ancora una loss, ancora una loss, ma già dal prossimo turno si può imprimere una bella accelerata a questo game per Zagherri. Ma c'è la Jinx che è arrivata con il 10% di chance. C'è questa interazione molto particolare di Blaster Battlecast che andrà a chiudersi con lo schieramento di Jinx, pardon, di Yi su Kate. C'è da costituire il triangolo dei ribelli con Jinx, eccolo lì. E forse in realtà siamo più sui Rebels di quello che usualmente si andrebbe con Brawler Blasters, perché c'è molto c'è rispetto per questo Yasuo che è stato livellato e è stato messo lì. Può essere che si vada addirittura per 6 ribelli più avanti, lo scopriremo solo vivendo. Vedremo un po' perché appunto molto molto contestate le unità dei Rebels in qualsiasi tipo di meta, ricordiamo, Malphite, anche abbiamo visto degli Yasuo già livellati su più zone, vediamo tantissime RFC che vengono buildate all'interno di questo game, tutti quanti stanno andando per arco o comunque hanno avuto la fortuna di dropparne uno, l'abbiamo visto su Illaoi, l'abbiamo visto in questo caso su Zed, l'abbiamo visto su veramente vari personaggi solo perché a questo punto stanno facendo da pivot e scalderanno un po' la panchina, scalderanno un po' la sedia per poi donare queste RFC altrove. Va per Spada. sniper, spada e Vayne che è già un mezzo pezzo della sua Infinity e non dovrebbe essere difficile chiudere un Infinity Edge sul prossimo PvE round. Dovrebbe avere anche addirittura. Non so se ha quanto in panchina, non mi sembra per Zagherima. Non ricordo, ricordo che sono rimaste lungo una chain vest e una mantella nella panchina, se Sì, ricordo una Nega e una bene. Chain Vest, però non so se c'era appunto un guanto. Vediamo. Ecco No, la chain vest. Ne... no, infatti. Vende direttamente per BF, quindi è andato per item e continua con Rebels. C'è già lo swap ad un altro blaster. Kog'Maw, veramente una delle Orrendo. unità più odiate, più inutili di questo set. Ripperoni. C'è un discreto setup. Si può anche già andare a attribuire una GA. GA che Potrebbe resta una buona aspettare il alternativa PvE per raid round non difensivo. potrebbe aspettare il PvE round non è distante. In E effetti, sì, cosa ormai vuoi sì. che sia? E cosa vuoi che sia perdere degli HP quando hai fatto dei game con 5 HP a tua disposizione così vicino alla morte? Tanto continua a fare danno, lo spread c'è da parte di Bluster, ma non sarà abbastanza per via della Cassiopea. Nope. Ecco lo swap che stavo aspettando di mettere in atto le shot. C'era un Illaoi che recava quegli item che ora vediamo destinati a Cassio. Cassio ovviamente più forte nel portare RFC, Morello è già una goccia, quindi seria ipoteca sulla partita già per le shot, che parte con una delle comp più rispettate del formato di questi metagame. Forte di una grande economy, forte ancora di 98 punti vita su 100, quindi La sarà l'uomo da corsa battere. alla fine è sempre o su Cassio o su Vayne, dipende da cosa vuoi andare a buildare alla fine della giornata. Sì, Dweller ancora sono. non ho ben capito, per esempio. E infatti lo vedremo È proprio per adesso, quello ha che è un team basso. di mezzo, ha Yasuo con Tag Rebel completa, Caitlyn viene presa, attenzione viene eliminata dall'altra parte Lucian, Teemo anche sarà il prossimo ad andare completamente giù. E niente, baserà tutto il suo DPS su questo Yasuo che si muove agilmente all'interno della backline, viene preso da Blitzcrank, molto molto brutta come cosa, ma i danni ci saranno.
E Sweller resiste così, avendo tutto puntato su uno Yasuo. Sweller, che ho definito basso, ma lungi da me il volerlo definire in senso assoluto. 77 HP, sono alla terza posizione. È che per Sweller, che siamo abituati a vedere sempre lì un win streak al primo posto, è strano, ma di fatto ci può anche stare che appunto gli dei sanguini, non ci ricordava il buon Merlo. E d'altronde TFT è anche un gioco con un sacco di bivi a livello di RNG da prendere, da imboccare in modo corretto, e potrebbero anche non esserti presentati dei bivi di fortuna, potrebbero essere solo bivi orribili come quelli che ha invocato il povero Zagarima per tutto Games Course. Quindi magari Sweller solo ora inizierà a risollevarsi, a farci vedere che, a ricordarci che è Sweller Tiger. Abbiamo spatola, due spatole, doppia spatola, dai, Force of Nature, baby. La mossa del campione, scrive Zagarima là in alto. Force of Nature a sua disposizione per avere quell'extra personaggio. Dai, che lo sappiamo. Che non c'era da schierarlo, però d'altronde non è che non la metti, eh. La metti sì. E Six Rebels a disposizione, GA. GA Blitz, okay. E GA Blitz. Livelli. Ok, Blitz ha fatto il suo, è un trooper, ha fatto veramente tanto. Abbiamo visto Red Buff in questo caso su Ezreal, ma Ezreal viene immediatamente preso. Attenzione ai danni che verranno elargiti in questo momento dalla backline. Lucian resiste nonostante tutta la via avversaria. Rimane soltanto Shen con questo Chalice per via dei Globs. E niente. Jinx si gira, passa al cannone, appoggia la minigun e fa le voragini nel team nemico con 4100 danni per il round. Non è messo affatto male adesso. Non è messo affatto male Zagarry, ma che può contare su un esercito che sta già facendo più o meno il suo, senza nemmeno aver chiuso i livelli. Quindi ha davvero tantissimo margine di miglioramento ed è già stabile sui 41 punti vita, almeno la win per ora se la porta a casa. Deve consolidare questo vantaggio, non deve essere secondo me troppo cauto nei roll e nei level up in questa fase, perché ha davvero pochi punti vita sui quali fare affidamento. Buono lasciare in questo caso Lucian dall'altra parte, sarà il bait per gli infiltrator avversari, e ne abbiamo visti parecchi, quindi ci sta tutto. Attenzione in questo caso per quanto riguarda la lineup avversaria, vediamo un Kog'Maw completamente itemizzato che sta tenendo da parte, sta scaldando quegli item per un eventuale, a questo punto direi o Jinx o Vayne, vengono tutti completamente divorati, e ti direi Jinx perché quello che vedo in panchina più che altro sono re anche da parte dell'avversario. Sì, c'erano parecchi Revel, c'erano i Blasters, chiaramente c'erano i Brawler. Abbiamo Lucian al 2, abbiamo finalmente level up aggressivo alla Zagarry, ma che lo porta a livello 8 per cercare di chiudere quanto prima, nice. Eccoci, i demo. Ci siamo, switch sul Blitzcrank, ha tutti gli item necessari per poter mettere in campo quel GP, e adesso ha anche a disposizione la possibilità di controllare l'intera board. Altri roll, prova a mettersi da parte. Eccolo l'Ezreal al posto della Kate, direi. Sì, andrebbe molto meglio, però no, rispetta molto l'abilità di Kate in questo caso. E ci siamo, adesso stun enormi, saranno stun circolari, sta per piombare, boom, blocca l'intera teamfight lasciando spazio Jinx eventualmente per fare del danno con la tag blaster. Vediamo, ha messo un sacco a girarsi, stia spreadando tutto questo red buff e tutti questi danni. Ci siamo, brucia tutti quanti e porta a casa la vittoria. E Fappenstein sta andando giù, no bueno, ultimo addirittura all'interno della classifica. Classifica adesso un po' più corta, abbiamo la top 4 e una bottom 4 ben distinte, da 40 Ziggs. Punti vita in giù. Potrebbe prendere Ziggs se gli rimane. Non ho visto che item porta. Niente, RIP. Niente, RIP. Ah, aveva Rod, che non era neanche male. Va bene anche Thresh per utilizzarlo per eventuale Urgot più avanti. Anche se ha panchina piena. Sì, volevo puntare alla Jinx, è stato un po' troppo lento e niente, poteva prendere immediatamente Ziggs e sostituirlo con il suo Ziggs level 1 che sta attualmente in campo. Sarebbe stato molto buono. Entra un crono decisamente più interessante della Kate. E tra l'altro ha persino dei buoni pull questo Thresh, perché però la Kate al 2. Aveva la Kate al 2 a disposizione, però preferisce crono.
Decisamente meglio il buon Trescione a questo punto del game. Qualsiasi unità arrivi dalla panchina può impattare molto bene. Questo è un Aerelion Sol che vuoi portarti a casa, assolutamente. Deve lockare. Oppure vendere la doppia Gianna. Sì, a vendere la doppia Gianna. Vendere Gianna. Entrerà un Ezreal dal trash e c'è un tanto DPS comunque a disposizione di Zagherrim a questo punto. Ci sono ancora una volta grossissimi margini di miglioramento, teniamo sempre questo a mente. È comunque ancora solo con il carry livello 1, sta rollando ed è anche parecchio sfortunato. Arriva finalmente una Jinx, viene tirato fuori Yi per lasciare spazio chiaramente a Daysol, e ci sono dei roll a sua disposizione che crede spendere pur di assicurarsi questa Jinx livello 2. Intanto attenzione, ho visto per Iceloom uno Z livello 3. Occhio. Area maggiore. Però anche Jinx al 2. Puoi lockare, dai, puoi lockare, campione. Esatto. Troppo importante area maggiore per garantire per l'appunto una way devastante sugli avversari. Entity che intanto andrà con la sua build Cyber Vane, Vane che però non si è scaldata, non ha abbastanza attack speed per poter fare i suoi danni, e Aurelion Sol devasterà completamente la zona avversaria. 4.500 Jinx che al 2 fa decisamente più differenza. 5 vittorie consecutive per Zagherrim, che ormai ci ha abituato a queste partenze lente ma che poi gli consentono di risalire la china in mid game. E attualmente è il solo giocatore winning streak presente nella lobby, quindi occhi ancora una volta puntati su Zagherrim, ma che qualora chiudesse una top 3 avrebbe un'ipoteca serissima sulla lobby, dato che nella giornata di ieri Yorus ha chiuso un terzo posto con 21 punti, con due secondi posti e un ottavo posto. Quindi se facesse ad esempio terzo primo per eguagliare la performance di Yorus che ha fatto secondo il nostro Zagherrim, ma quest'oggi si potrebbe addirittura concedere un ottavo posto in terzo game e passerebbe di fatto matematicamente. Vediamo un po' gli item che piombano. Abbiamo una Giant's Belt, abbiamo una Redemption a sua disposizione nel caso la volesse utilizzare. Tier, yeah. Sì, ah, ok, va per Frozen Heart, ok. E questo cambia in QSS. QSS, vuole utilizzare al massimo GP. Usa bene gli items. Sta il più possibile, ci sta. Usa molto bene gli oggetti che gli rimangono e va a assicurarsi un GP capace di pullare il numero dal cilindro ogni singolo round. Praticamente questo GP riuscirà a ultare. Non riesco davvero a immaginare quale combinazione di champion e item possa impedirglielo. È messo a questo punto ancora una volta Zagherrim, ma con tantissimo margine di miglioramento. Lo ribadisco, ci sono un sacco di unità ancora all'uno. Penso a Malf, penso a Ziggs. Al momento vedremo un po' appunto lo stun e il lavoretto di finitura da parte di Jinx, che on fire, non puoi bloccarla, non puoi fermarla. E Sweller continua a sanguinare, un po' tipo Batman v Superman. Abbiamo trovato la sua kryptonite ed è essenzialmente rollare quello che sta rollando lui, prendere le stesse identiche unità. Mi chiedo come Sweller, che comunque aveva Rebels da molto prima rispetto a Zagherrim, ma è con un'economy decisamente più forte, chiedo se non abbia avuto sfortuna lui per questo round in particolare, perché è in estremo ritardo rispetto all'avversario, guardalo. Ha avuto l'early game abbastanza complesso Sweller, vederlo comunque terzo, 77 punti vita, con la winning streak up, non significa che poi questo si traduca in una comp ben itemizzata e ben livellata, perché se la comp è molto contestata non c'è economia che tenga, fa la sua parte anche il fatto che gli altri giocatori trovino per primi i pezzi. Credo sia stato proprio uno scenario del genere. Abbiamo visto anche Renz durante la sua qualifica avere un doppio primo posto e fare un ottavo solo quando anche l'avversario stava challengeandogli la comp. Quindi anche Obvious Badong è andato per Rebels in questo caso un po' lentamente, quindi sì, assolutamente una questione di pezzi. Tutti quasi quanti sono andati, come dicevi tu, per il meta italiano che sembrava prediligere per l'appunto Rebels stessi. E così è stato. Al di fuori di tutti ne esce con testa alta Zagherrim, che non voleva neanche buildare Rebels. Eh no, era partito in modo non decisamente diverso. Non voleva neanche buildare Rebels. Era partito più per una Jinx comp canonica o una vecchia BB, Brawler Blasters. Esatto. Si è poi configurata la Rebel comp con l'arrivo di, se ben ricordo, Malf, Yasuo dal carosello, Zed che si è livellato piuttosto facilmente e poi che
con la presenza di Jinx, che è arrivata anche abbastanza presto. Quindi in questo senso un pelo più fortunato del game scorso, finalmente mi sento di poterlo dire, anche perché ci voleva davvero poco essere più fortunati di un game con 4 belt. È riuscito Zagarima a costruire per primo il setup, un setup molto contestato per questo game, e a raccogliere i frutti. Intanto continuano le esplosioni, continua il CC, ottimo controllo da parte sua, non c'è nulla che puoi fare. Nel momento in cui hai Aurelion Sol a tua disposizione, anche senza item, fa comunque il suo danno. Tutto il tempo che gli viene garantito, grazie a GP, fa il suo lavoro. E GP sta dando tempo chiaramente a Zed di fare lavoro sulla retrovia, sta dando tempo a Jinx di potersi esprimere. Ce n'è tanto. Abbiamo a terra una Jinx con una Rebel Medal. Rebel Medal. Abbiamo una QSS, abbiamo due QSS addirittura. Jinx invece Rebel Medal se l'ha accaparrata Sweller. Non credo serva più molto di questo board. Allora, Swordbreaker. Swordbreaker a chi stiamo pensando? Probabilmente di darla direttamente all'altro Blaster. All'altro Blaster, sì. Sì. Riporti i debuff su tutti i possibili. Ah no, però c'è stato level up con questa Swordbreaker. Allora ok, serviva a quello. Serviva a chiudere l'Ace al 2, ok. Non ricordo l'interazione di Swordbreaker se funziona sugli altri astronavi. No, perché no, non sono auto-attack quelli di, esatto. Ace, quindi era semplicemente per il level up, ok? Mm-hmm. Così disperato per un Isol, vabbè. Presumo di sì, anche perché la classifica ormai è corta, siamo alle battute finali, ci sono le shota. Le shot più che altro che a 30 gold che poteva rollare all'infinito, tutto qua. Forse voleva appunto mantenere l'economy stabile e non rischiare. Erano anche rimaste poche robe al carosello, quindi anche quella era proprio una scelta forzata, più che altro. Vabbè, ci sta, è comunque uno Swordbreaker che gli va a dare un po' di tankiness, visti i componenti. E gli basta e avanza per mantenere la win streak. Sweller in pericolo, knockout, si salva per il rotto della cuffia con 7 punti vita, è comunque in top 5, quindi anche quando va male a Sweller vabbè, si fa fatica a buttarlo giù dai punti positivi. Anche quando va male va bene, e comunque non è detta, perché ha 7 HP e l'unico problema principale lo ha con le shot e eventualmente contro Zagheri, ma dovesse capitargli la board contro Entili dovrebbe essere in grado di vincere. Il problema è chiaramente che è una Rebel Comp molto meno potente rispetto alle altre Rebel Comp che abbiamo visto in campo. Molto molto più lento. Vediamo intanto che lavoretto vuole fare con la Zephyr in questo caso. Zephyr sulla sinistra e va a prendere Bard. Non sono molto contento, Bob. Però sono tutti stannati in maniera pristine, in maniera precisa. Cassiopeia non viene toccata per in alcun modo, viene rallentata, ma non serve perché ha Blue Buff a sua disposizione. Gli cerca di fare del danno. Intanto continua con Aurelion ad avere il suo vantaggio. Le shot viene insidiato da Zagheri, ma quindi idealmente proiezione da primo posto. Sì. Antili, l'altro avversario da vedere adesso. Il matchup interessante sarà appunto Antili contro Zagheri, ma perché per la vetta le shot sembra avere qualche punto in meno su Zagheri, ma per l'appunto sembra soffrirlo ancora un po'. Magari già da questo Kane round l'item da cui che uscirà per le shot sarà migliore, si rilivellerà la top 3. Beh, per quanto Sweller riguarda out, questo intanto, run... Com'è? Sweller out. Quinto posto. Mamma mia, quinto posto è buono, però... Yikes. Sì, quinti posti si sono visti qualificare tutta ieri. Sono... Quinti posti, sì, quindi, sì, sono tutti positivi, sono tutti punteggi positivi. Il problema sono settimo e ottavo, sono quelli che danno veramente pochi pochi punti. Quinto e sesto posto puoi ancora sopravvivere. Quando fai ottavo, quando fai settimo, sei out. E Fappenstein in questo momento è più out degli out, perché ha fatto consecutivamente un settimo e poi un ottavo posto. Caster Course, mi dispiace, lui è matematicamente fuori, non può sopravvivere. Per quanto riguarda invece Pid95, ha fatto un ottimo sesto posto prima dell'ottavo, ha ancora la sua chance di rientrare tra i primi quattro. Per quanto riguarda chiaramente la qualifica, dice che con sesto e ottavo è ancora una conversazione? Dipende, perché Sweller è sceso di parecchio, quindi non ha il punteggio. Ieri Renz ha fatto un sesto e un ottavo, e infatti è rimasto out. Se ricordo bene,
ieri, no, ha fatto ieri, un sesto e un settimo, un sesto e un settimo. Sesto un settimo. Ed è rimasto fuori. Qui è un sesto ottavo con delle lobby così, dove chiunque può veramente uscire fuori, ti direi, potrebbe ancora avere una chance. L'importante è che riesca a totalizzare almeno 18 punti. Il minimo per passare è 18. La sfilza di buff a sua disposizione. E si inizia anche a pensare ad allestire una buona panchina per il Thresh a questo punto, che di fatto ha da pullare tra Lulu, tra Soraka, persino Ezreal non è terribile come spell, e chiaramente l'altro GP che ancora va livellato. Ah cavolo, mi sa Ice che out. Hai ragione. Ice Loom out. Mi sa che hai ragione per Piddu, perché se anche dovesse per assurdo fare un primo posto, arriverebbe a 17. Non il taglio dei 18, e 18 è quello che ti fa passare. Ha trovato quindi anche tutti i buff fuori. Tutti i buff per GP, intanto per Zagherri, ma ha veramente fatto tutto quello che poteva trovare, l'ha trovato. Buon per lui, sta mancandogli l'upgrade ancora, sta ancora mancandogli l'upgrade purtroppo per lui. Sfortunato da questo punto di vista, non ha chiuso il GP2 e ha rollato parecchio. Però a 12 quindi fila Zagherri, ma penso che su questa top 3 sia lui la vera minaccia. Al momento sì, l'unica altra minaccia che posso vedere è proprio questo Ghost per via del RFC Cassio, però Cassio viene bloccata spesso e volentieri dallo stun di GP inizialmente e non ha il tempo di annullare. Nom nom nom, Urgot va a target. Negli altri. E infatti è sempre così, nel senso, nonostante tutto viene stannata per così tanto tempo che non riesce a esprimere il suo DPS, e poi Aurelion Sol ha abbastanza tempo per avvicinarsi a lei e far arrivare le sue astronavi. Un GP Shogin, peccato che abbia Shogin, e credo salti fuori, ma sai che probabilmente... No. Ok, non ci dovrà pensare. No, non ci dovrà nemmeno pensare, poco male. A questo punto... C'è Gauntlet con Echo che non va male. Gauntlet Echo, sì, perché restano item piuttosto bad. Lo Zlot non serviva. Gauntlet Echo. Comunque ha buildato Echo. Può metterlo in campo al posto di quell'orre? Geppetto 2. Geppetto 2 lo chiede. Echo 2, Geppetto 2 non arriva. Però switcha e va bene così. Ho detto e va bene così. God damn it. Va c'è bene, Sol. Eccolo lì, è arrivato. Gli costa un Urgot dalla panchina, ma è assolutamente buono. Enorme, non andrà più giù. Già non andava giù di suo. Bello lo swap di Thresh all'ultimo a prendere l'Echo Urgot di Antili. Buono snipe. 3, vediamo dove 2, va Urgot. 1. Aia, l'Urgot prima mangiato dall'Urgot nemico. Ma non basta. Ah, è fin troppo grosso. E adesso abbiamo la situazione un po' più definita per Ice Loom che si ritrova con 17 punti a pari merito con Sweller Tiger. E Sweller ha fatto un primo e un quinto posto, Ice ha fatto un secondo e un quarto. Sono estremamente vicini, quindi entrambi si stanno giocando le prime quattro posizioni. Come ti dicevo, nel caso Sweller non dovesse fare un secondo primo posto, la terza lobby è aperta a tutti, il terzo tavolo rimane apertissimo per i giochi. Il minimo indispensabile per passare è fare 18 punti. E abbiamo già due in 17, quindi non devono fare a meno del quinto posto. E Ice Loom e Sweller passano. Le shot purtroppo, nonostante la Cassio al 3, non riesce a esprimere il danno. Ricordiamo, troppo stun, troppo OE, però non arrivano le astronavi di Aurelion, fate attenzione. Soraka stanno arrivando entra, in questo momento. Quanto basta per fare un bel po' di danni alle shot, che si allontana come se dovesse temere il knockout, ma è ancora tranquillo con 11 punti vita. Adesso sì che però è situazione da win or die, sia per le shot che per Antili, sicuramente sì. Swordbreaker nuovamente da questo Herald, bisogna vedere anche gli Herald degli altri player, sicuramente non buono lo Sword. Niente Geppetto al 2. Niente Geppetto al 2, peccato. Sì, Geppetto al 2 ce l'ha, l'ha chiuso prima. No, non ce l'ha. Sì, è al 2 questo Geppetto. Dove va è bene? Geppetto?
Per Geppetto intendeva GP. GP, scusa. Chi pensavi? No, pensavo Ecco, scusa. Ma no. Era tipo GP, Geppecco, capito? Geppecco, mamma mia Merlo, che non so perché mi è venuta, non so che giro che hai fatto. Geppetto, tra GP. GP lo trova e adesso è un'altra storia, perché comunque questo GP porta su di sé tutti i buff dei mercenari. C'è anche Trash che può arrivare, visto che siamo anche vicini a livellarlo. Non male le Soraka dalla panchina come pool di Trash. Rivediamo adesso ancora una volta contro il fantasma, in questa cosa di Entili, con Thresh a sua disposizione in Vayne, ma dovrebbe sopravvivere senza alcun tipo di problema. Vayne viene attaccata da Zed che fa un giro stranissimo, molto molto strano. Viene comunque shottata per due volte di fila, sia da Zed sia da Ekko. E non male questo setup, ha davvero tanti carry Zagarry, ma sia il DPS magico di Aesol, il CC più DPS di GP, che è stato full itemizzato, ha proprio tutti i buff dei mercenari, e chiaramente Jinx, quindi davvero difficile superare l'ostacolo Zagarry, ma per i partecipanti alla lobby, d'altronde lui è quello che ha vinto, diciamo, la lotteria dei Rebels, portandosi a casa la formazione prima di chiunque altro, livellandola e itemizzandola. È proprio in questo che bisogna cercare il principale motivo del quinto posto di Sweller e anche di una lobby che è andata piuttosto in fretta. D'altronde tutti coloro che stavano provando Rebels sono dovuti perire per mano di Zagarry e dei giocatori che non stavano facendo Rebels, perché si è creata proprio una situazione per cui Zagarry, unico Rebels viabile, con le unità, con l'economia, con gli items dalla sua, gli altri inseguono, le shot Antili ed Icelum si arrangiano con Icelum che propone una variante di Rebels poco contestata, se ricordo bene, quindi se la porta a casa col quarto posto. Ma Zagarry ha fatto davvero un lavorone anche in questa lobby, sta giocando molto molto bene. Le shot intanto rimarrà lì da solo ad esplodere. Un gran bel peccato, ma not bad Zagarry, ma si raggiunge così il primo posto dopo un terzo posto estremamente solido all'interno della prima lobby. Abbiamo la mappa, per così dire, dei punteggi ben definita. Purtroppo l'unico che veramente è fuori dai giochi è Fappenstein, che non potrà recuperare neanche ottenendo un primo posto matematico per via dei suoi 15 punti. Viene scavalcato automaticamente da Sweller e Icelum, che hanno 17 in questo preciso momento. Zagarry raggiunge un bel 20 tondo tondo. E in questo momento la situazione è data dal punteggio, il tuo posizionamento. Quindi bene o male, se rientri fra i primi quattro posti o riesci a raggiungere il quinto posto, e stiamo parlando per Sweller e Icelum, passi lo stesso. Passeresti come quarto. Per tutti gli altri invece una corsa al primo, secondo e terzo posto, che